Eccoci qui, abbiamo appena concluso questa bellissima edizione, l'ottava, sette colli con Fabrizio Pacifici e Nino La Rocca. Nino La Rocca, eccolo qui con noi, è una grandissima sorpresa e oggi è stato premiato appunto per la sua romanità. Sicuro, premiato per l'umanità e per l'amicizia e forza Roma, non si può discutere, si ama. Ecco, vogliamo dire due anticipazioni su quello che... Un futuro, diciamo? No, diciamo fra qualche giorno, qualche anticipazione, tu una previsione che pensi che faccia Roma e Lazio? Ma io dico il migliore vince. Ecco, anch'io, perciò vinca il migliore... Ricordiamo appunto Nino La Rocca, sei stato campione del mondo per ben due volte, dove? A Monte Carlo e poi ho combattuto a Las Vegas come due volte al Madison Square Garden, due volte al Madison Square Garden, l'apice del pugilato, l'apice del pugilato. Ho avuto una carriera stupenda, meravigliosa. E grazie al pubblico italiano che sono stato felicissimo, mi hanno accompagnato in America, in tutte le parti, e ringrazio sempre il pubblico italiano, per il pubblico italiano è troppo buonaccione. Grande cuore in tutte le parti, dove sono andato in Italia ho combattuto, in America, ho combattuto in Africa, mi hanno seguito in tutte le parti, sono stato il più felice del mondo. E noi anche siamo stati tutti contenti. Un nome di qualche giovane adesso che tu hai potuto vedere? Qualche nuova leva? Ecco, come te, un giovanotto come te, i Mortacci di Pippo. Che esempio, boss. Ecco qua l'esempio. Non è vero, sei un grande atleta quanto avevi due anni, però adesso, dicevo, il pugilato è uno sport stupendo, meraviglioso, però la gioventù da adesso non vogliono sacrificare perché sennò c'hanno tutto facile. Quanto vai una, un ragazzino vuol lavorare, dice quanto mi dai prima? Quanto alleno un ragazzo con maestro di pugilato, viene una volta, due, poi sparisce. Perciò manca, diciamo, la volontà. La volontà, il cuore, tutto, tutto insieme, perché hanno tutto facile. Che consiglio dai? Io ho trovato un ragazzino che l'ho allenato per un anno, tutto, l'ho dato tutto, a un certo punto mi ha detto non posso venire perché è lontana la palestra. Ma io sono venuto dall'Africa, signori, da un padre africano e una madre italiana, siciliana precisa proprio. Ascoltate i sacrifici di Nino La Rocca. Tanti auguri a tutta questa gioventù immorta, guardalo. Un saluto a tutto quanto, grazie di queste belle parole e per aver contribuito a questo bellissimo evento. Buona serata. Ciao, grazie. Però, grande. Però il testo... Tu il nome non lo vuoi fare. Eh? Te ce l'hai, Pantomice. Che? Di che? Te lo dico io. Ce l'hai il nome. Un pugile? No, no. Non ci sono dei ragazzi. C'è un ragazzino, però... C'è un ragazzino. Però un codice. No, c'è un ragazzino. Però non puoi sputare le cose fino a che non vedi. Beh, è pure giusto una parte. C'è un futuro campione che non c'è. Parliamo di qualcuno che c'è, credo. Quanto ma meno. Credo, sì, c'è un ragazzino di Frisinone che viene da Frisinone fino a qua a trovarmi alla palestra di Salerno. Ecco qua, grande Nino La Rocca. Non ti ha visto brutto, sono fatto questo.